Benvenuti in questo nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncho che io ho deciso di chiamare poncho piuma. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il fantastico filato della Adrianpool linea Bim Bum Bam. Questo gomitolo da 100 grammi che misura 100 metri è 100% microfibra effetto cniglia. È morbidissimo, è bellissimo, io ho adorato lavorarlo. Vi dico già che per lavorare questo poncho, che è una taglia S, io ho utilizzato tre di questi gomitoli lavorando con con i ferri del numero 8. Scusate, uncinetto, ma io lavoro sempre all'uncinetto, quindi mi viene da dire uncinetto, però no, ho lavorato con i ferri a maglia del numero 8. Mi raccomando, se siete una taglia M o siete una taglia L, vi consiglio 4 gomitoli, soprattutto se la volete indossare sopra delle giacche, perché se volete indossarla così, taglia M, va benissimo 3 gomitoli, ma se volete indossarla sopra delle giacche vi consiglio comunque di andare a prendere un gomitolo in più, taglia L invece per forza 4 gomitoli. Voglio farvi vedere anche altri colori presenti sul sito. Abbiamo questo fantastico bordeaux o il bianco, ma trovate anche colori come il blu notte e il beige. Detto ciò, ti parliamo un attimo della creazione. In realtà è semplicissima, è un giro che va sempre ripetuto, solamente cambia una piccola cosa a fine giro che permette di avere questa lavorazione un po' da qua, non si vede più sul collo, un po' in rilievo, però è semplicissimo, non è nulla di complicato, quindi per chi come me non è amante dei ferri, non è neanche esperta dei ferri, può tranquillamente fare questo poncho. Si va a lavorare un lungo rettangolo che poi va cucito insieme nei due lati. Scusate, va piegato facendo combaciare i due lati più corti e poi va cucito sopra per creare appunto questo scollo. Io in questo momento lo sto indossando così, che va più corto dietro e più lungo avanti, ma il modo in cui potete indossarlo sono anche due, l'avete visto già nelle foto iniziali, perché potete indossarlo anche in questa maniera, ossia con la punta che le due punte che scendono qui di lato. Quindi potete veramente divertirvi a indossare questo poncho come più vi piace. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzare. E se è così, come sempre, mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrianwool linea Bim Bum Bam. Il colore che ho scelto io è questo qui, che è fantastico, il colore 26, questo è verde acqua, che come colore per un poncho è uno dei più abbinabili secondo me in questo periodo, però naturalmente non è abbinabilissimo anche il bianco, il bordeaux, oppure potete trovare sul sito anche color beige o il color blu scuro. Quindi, detto ciò, lavorerò con i ferri del numero 8. Io qui vi farò vedere un campioncino. Vi dico già che in realtà è un giro che va sempre ripetuto, però vi dico che qui nel mio campioncino ho montato soltanto mi sembra sì 7 maglie. Nella mia lavorazione vera e propria andrò a montare 38 maglie per avere una larghezza di circa 48 centimetri, quindi mi raccomando, se poi lo volete fare più largo, se lo volete fare più stretto, dovete andare a diminuire le maglie, aumentare o diminuire le maglie a seconda, naturalmente, di quanto volete più largo o più stretto il poncho. Altra cosa che vi devo dire, io come vi ho detto sto lavorando con i ferri del numero 8, però se siete persone con la mano molto stretta vi consiglio di andare a lavorare anche con i ferri del numero 9, mentre se tendete ad lavorare largo, allora in questo caso andate a lavorare con i ferri del numero 7. Vi dicevo, il giro da fare è semplicissimo perché si lavora sempre tutte le maglie a diritto tranne l'ultima maglia. Quindi, primo giro che chiamiamolo il giro base, vado a fare tutte maglie alte, scusate, maglie alte, ormai abituata all'uncinetto, tutte maglie diritte tranne l'ultima, che vi farò vedere come andare a fare. Però questo è il nostro giro, chiamiamolo in realtà giro base più che primo giro. Poi il successivo sarà il primo giro, che è il giro che andremo sempre a ripetere. Quindi andiamo a fare sempre, scusate, tutte le maglie a diritto. Ed ecco qui, ci troviamo dove abbiamo l'ultima maglia e andiamo a fare al rovescio. Quindi mi porto il filo sul davanti e vado a fare l'ultima maglia al rovescio. Mi giro con la lavorazione e adesso eccoci qua a lavorare il primo e il giro che andremo sempre a ripetere. La prima maglia non la lavoro, quindi la passo sul filo senza lavorarlo. Lavoro tutte le altre maglie sempre a diritto, tranne l'ultima che la vado a lavorare
rovescio. Quindi tutte le maglie a diritto, l'ultima maglia la vado a lavorare a rovescio. Terminato il ferro, ci si porta il ferro libero sulla destra e di nuovo la prima maglia non la lavoro, tutte le altre maglie le lavoro a diritto, tranne l'ultima che la lavoro a rovescio. E questo è il giro che va fatto per tutta la lunghezza. Ora io non so ancora quanto lunga la farò il mio rettangolo, perché dobbiamo andare a fare un lungo rettangolo che poi piegheremo per dar vita al nostro poncio, però sicuramente almeno su un 120, no, forse anche un 130 centimetri dovrò arrivare. Comunque io alla fine vi dirò quanto sono andata a lavorare per fare questo rettangolo. Vi ricordo che il mio rettangolo al momento è largo circa 44 centimetri e ho montato 38 maglie. Se la volete quindi più larga, quindi che scende di più, dovete andare a mettere un po' più di maglie, quante ne volete naturalmente. Quindi ci vediamo dopo, quando avrò terminato il mio lungo rettangolo, e vedere poi come piegarlo, come andare a fare la cucitura. Allora, io ho finito il mio lungo rettangolo, che vi ricordo che era largo circa 44 centimetri, l'ho fatto lungo 142 centimetri. Quindi adesso si piega l'angolo facendo combaciare i due lati più corti qui, e adesso io andrò a cucire dall'alto verso dall'esterno verso l'interno le due parti del mio rettangolo, lasciando scoperto naturalmente i centimetri per poter far passare la testa. Non so ancora quanti, devo togliere questo filetto, non so ancora quanti centimetri lascerò aperti. Penso almeno sì, un 25 centimetri, però mi sono messa, adesso mi metterò comunque un marcapunti in modo tale da provare mentre cucio il poncio ad essere sicura del centimetri. Naturalmente, una volta che avrò cucito, vi dirò per quanti centimetri sono andata appunto a cucire il mio poncio. Allora, come avevo previsto, ho lasciato 25 centimetri per il mio scollo. Mi raccomando, per la taglia più grandi lasciate almeno un 27 centimetri taglia M, un 29 centimetri taglia L. Quando lo indosserete, mi raccomando, andate a piegare in questa maniera il collo. In poche parole, vedete che qua si farà lo stesso bordino sotto. Infatti, una cosa che non vi ho detto, quando sono andata a piegare il mio lavoro, ho fatto in modo che sotto ci fosse questa lavorazione che si vedeva sia da questa parte che da quest'altra parte. Sopra era inutile perché tanto sono andata a cucire, e poi piegando il collo qui vedete che si ritrova lo stesso tipo di bordatura che abbiamo sotto. Detto ciò, quindi anche questo poncio è terminato.